Ragazzi, appena arrivata siamo a presentare la nuovissima canna di casa Valcane, la Dieslave 62 ml Gaia Blitz. È una tre pezzi, quindi può risultare strano, dici io vengo da una vita di canne di monopezzo, perché ovviamente le monopezzo hanno delle qualità e caratteristiche sicuramente superiori. Questa è una canna che è stata concepita e progettata in tre pezzi per dare un'azione ben specifica alla canna stessa. C'è il primo innesto che è immediatamente sotto al primo anello, ovviamente anelli torsive, e sono anelli abbastanza stretti, che vuol dire? Vuol dire che è una canna che è stata concepita per gestire anche e soprattutto i fili rigidi, quindi trecciati PE, poliester, ester, fluorocarbon. E l'anello stretto ci fa capire che anche che è una canna da controllo dell'esca, una canna da utilizzare ovviamente in determinate situazioni. Il secondo innesto è immediatamente prima della vetta. La vetta è una vetta molto molto sottile e molto molto rapida nel tornare. L'innesto centrale conferisce una rigidità ovviamente superiore alla canna, con una ottima riserva di potenza, stiamo parlando di una ml, ricordo, la parte ovviamente iniziale rispetto a una classica ml è appena più disponibile. Io in questo momento la sto usando con un poliester Torai da 1,6, da 0,4 1,6 libre, e sto provando per la prima volta il nuovo spoon di casa Valcane, che è l'Astrar da 1,6 grammi, quindi uno spoon dalla forma allungata ovviamente, che nonostante gli 1,6 grammi riesce a generare delle giuste vibrazioni in acqua. Questo è l'ago stanziale, che è stato chiuso diversi mesi ovviamente causa Covid, pesce assolutamente diciamo stanziale, non sono state fatte nessun tipo di immissione, quindi un pesce che ha subito diversi eventi agonistici e subisce tutte le settimane ovviamente la presenza, causa Covid permettendo, degli appassionati di pesca. Non so dove è stratificato il pesce, perché è una giornata molto fredda anche se c'è il sole. Parto immediatamente dal fondo con un recupero abbastanza lento e poi ovviamente mi vado ad adeguare. Ovviamente quando si usano fili del genere non devo fare la manovra appena lanciato, chiudo e comincio immediatamente a recuperare, ma va sistemato sempre il filo con una manovra del genere e va chiuso l'archetto. Questo perché? Perché con un ester che ha la caratteristica di scorrere molto, quindi di darci un'ottima lanciabilità, proprio perché ne esce molto, c'è il rischio che se inizio immediatamente a recuperare faccio le barrucche.
l'acqua è profonda 2,70 m. Quindi normalmente in 10-12 secondi uno spuma da 1,6 è sul fondo. Blade releaser L, quindi un releaser più lungo rispetto al tradizionale blade releaser di circa 4,5 cm, diciamo qualcosa del genere, e ha un'arcata ovviamente di azione più ampia. Questo ci aiuta a utilizzarlo soprattutto anche con le bait, sia bait da fondo sia i classici crank. Perché? Perché ci consente di poter arrivare in maniera più agevole sull'amo e fare la manovra ovviamente di rilascio. Il releaser, mi raccomando, si usa su una situazione del genere: vado a lasciare quel metro di filo dalla punta della canna tenendola in tensione, con il releaser vado a cercare l'amo immediatamente, contemporaneamente do una spinta in avanti con la canna e tiro dietro il mio braccio. Questa è la manovra più corretta ovviamente per usare il releaser, ma la manovra vi consentirà anche di essere estremamente più veloci e di evitare ovviamente sia di recare danni al pesce che di rovinare il filo. Ok? Grazie a tutti e buon divertimento con Dice Leif 62 ml Gaia Blitz. La trovate in Italia.